omicidio seguito da tentato suicidio ieri a Polesella, secondo le prime ipotesi una lite tra Costantino Biscotto, 55 anni, e Rosangela Del Santo, 57 anni, conviventi nell'abitazione di via Maier a Polesella, si è conclusa con la morte dell'uomo e il ferimento della donna. Quest'ultima poi avrebbe cercato la morte per asfissia nel garage, venendo salvata dall'intervento di tre vicini. L'omicidio invece sarebbe risalente alla prima mattinata, il movente sarebbe la gelosia. La donna è tuttora in prognosi riservata, indagano i carabinieri accorsi sul posto con SUEM e vigili del fuoco. Trovato morto in casa, lo hanno trovato il personale del comune che lo seguiva e un vicino. Per il cinquantenne residente a Santa Apollinare, via destra Canal Bianco, non c'era più nulla da fare, era morto nella sua abitazione. Riscontrati vari traumi che potrebbero però essere dovuti ad una caduta. Era anche malato, indaga la polizia, sul posto con la scientifica, disposta l'autopsia. 49 nuovi casi ma ben 157 guariti. Il contagio da coronavirus in Polesine mantiene la sua curva in calo. Nelle ultime 24 ore infatti si registrano 49 nuovi casi e ben 157 guariti. Stabili ricoveri in ospedale, ma purtroppo la conta dei morti è ancora molto alta, 6 nelle ultime 24 ore. Vaccini, dentisti sul piede di guerra. Bruno Noce, rappresentante degli odontoiatri di Rovigo, chiede a gran voce una maggiore considerazione della categoria. Siamo stati inseriti al 15° posto tra le categorie con priorità al vaccino, spiega, dopo veterinari e mediatori culturali. Ma noi lavoriamo con pazienti senza mascherina, è folle che non ci abbiano riservato priorità nel piano vaccinale. Insegniamo ai giovani l'importanza del rispetto. Nel giorno delle celebrazioni in memoria della Shoah, la città di Rovigo ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e intitolato il piazzale della Questura a Guido Consigli, medico di origini ebraiche. Un segno tangibile della nostra riconoscenza alla senatrice sopravvissuta per la sua opera di testimonianza, ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo, e un riconoscimento ad un grande uomo che ha pagato sulla propria pelle le leggi razziali. Una corona per non dimenticare, celebrazioni sobrie e senza pubblico per il rispetto delle misure anti-Covid ad Adria per il giorno della memoria, ma particolarmente sentite in una città dove negli ultimi giorni erano apparse scritte di stampo fascista sui muri. Siamo tutti chiamati a lottare per il rispetto dei diritti umani, ha detto il sindaco Omar Barbierato, perché quell'orrore non accada mai più.